Io non ho fatto una relazione vera e propria, ho fondamentalmente preso del materiale che avevo a disposizione, in particolare questa relazione di Adeli fatta all'Euromed Lab quest'anno, nella sessione gestita da IFCC, e la utilizzo perché i concetti che lui portò sono passi congeniali a questa riunione di oggi. In premessa voglio dire questo: noi sicuramente oggi abbiamo fatto una riunione importante e bellissima. Forse sarà il caso di provare a vedere se quello che emergerà dai lavori di oggi noi riusciamo a farlo diventare materiale per un tavolo con le istituzioni. Perché il vero problema è trasmettere i contenuti, non tanto discuterli. Qui siamo in pratica quasi tutti amici, la maggior parte anche da moltissimi anni, diciamo, dirsi queste cose ci fa anche bene, nel senso che ci rinforziamo dal punto di vista psicologico, ma diciamo delle cose che sono già nostro patrimonio. Credo che adesso quello che sarà necessario sarà tentare di esportare, di portare queste questioni ai tavoli istituzionali, perché altrimenti queste cose di cui parliamo, che evidentemente hanno un grado di complessità, se non siamo ancora riusciti a trasmetterle in questi anni, e poi vedrete che gli americani e i canadesi hanno più o meno gli stessi problemi, per questo io ho utilizzato il materiale di un canadese, perché non è che in Canada i problemi siano diametralmente opposti, anzi sembrano stranamente simili ai nostri. Quello che forse dobbiamo pensare di fare è di cambiare gli strumenti, cambiare i metodi, perché non ci mancano certamente le capacità. Poi se facciamo questa azione insieme, i professionisti del laboratorio e le industrie, certamente variamo di più. Quindi qui in questa relazione io ho aggiunto le uniche cose che non erano nella relazione di Adeli, al valore del laboratorio e al valore dei professionisti del laboratorio. Per affermare il valore del laboratorio, questa mattina è stato detto già tutto, quindi vado molto rapido negli outcome clinici, e per mettere in piedi una vera e propria azione, tra virgolette, politica, per migliorare la nostra immagine e la nostra visibilità. Come si fa a cambiare? Del ruolo centrale del laboratorio abbiamo parlato questa mattina, e anche se su questa centralità ci sono stati diversi approcci. La centralità del laboratorio è una centralità vera, di sistema, non è la centralità del professionista. Qualcuno prima ha fatto degli accenni un pochino particolari, la centralità è della struttura che intercetta tutte le attività del sistema ospedaliero in cui è inserito. Una affermazione conclamata che Mario Verbani dice da moltissimi anni è che la maggior parte delle decisioni cliniche sono certamente influenzate dal laboratorio clinico, e le decisioni cliniche conseguentemente gli outcomes, ed anche che il laboratorio rappresenta una piccola porzione dei costi del sistema sanitario, mentre influenza una larga parte di costi rimanenti del sistema sanitario. Questa è una delle cose su cui i nostri politici evidentemente non sono d'accordo con noi. I nostri politici però sono aiutati da quei tecnici che il dottor Cegli auspicava fossero nelle condizioni di poter essere capaci di decidere in modo logico e scientifico, che invece non sono capaci di decidere né in modo logico né in modo scientifico, perché in questo paese noi abbiamo una capacità che è unica al mondo, quella di mettere quasi sempre le persone sbagliate al posto sbagliato. E in sanità abbiamo battuto tutti i record possibili.
e lo facciamo non solo sulle aziende, lo facciamo anche altrove nel campo sanitario. E cercherò di essere ancora più cattivo Mario, in modo da cercare di avere questa supremazia della cattiveria. Però credo che sia, per così dire, terapeutico dirci alcune cose. Quindi non c'è nessun dubbio che il laboratorio medico sia, come dice Adeli e cita le fonti, un tesoro nascosto nel sistema sanitario per tutti i motivi che sono quantitativi e qualitativi che sono elencati. La verità però, e vengo un po' al tema che ti è stato affidato, che non ho scelto, la verità è che i professionisti di laboratorio sono un tipo di professionista nell'ambito clinico, nel campo dell'ambito sanitario, particolari. Qui Adeli definisce professione senza una faccia. C'è, e qui non siamo in Italia, un dato che riferito evidentemente in questo caso al contesto anglosassone, in cui anche lì la medicina di laboratorio e il professionista di laboratorio hanno una visibilità bassa, povera, ma diciamo inferiore a quella che dovrebbe avere, sconosciuti e invisibili al pubblico, e una scatola nera purtroppo anche per i medici altri e per il personale dell'assistenza. Il nostro compito è superare questo problema, perché forse questa questione influenza anche le motivazioni per le quali questa centralità che oggi abbiamo splendidamente descritto con numerosi interventi non viene riconosciuta. In questa sessione di FCC sono state annunciate una serie di iniziative a livello internazionale, tra cui la costituzione, chi è da Silvio lo saprà meglio di me, mi sono permesso di prendere i vostri lavori. La FCC ha costituito una task force internazionale su questo tipo di problema e su questo tipo di approccio, ponendosi degli obiettivi forti, quelli di raccogliere evidenze oggettive per supportare l'impatto del laboratorio clinico nel sistema dell'assistenza, andando a fare una revisione critica di quanto è presente già in letteratura, e sviluppare un nuovo disegno organico, anche con disegni di ricerca per studi retrospettivi e prospettivi, per evidenziare in modo oggettivo questa, anche per superare questa generica affermazione di questa influenza percentuale sulle attività cliniche, cercando di trasferirla a ragionamenti interni alle singole componenti delle aree assistenziali, delle attività assistenziali ospedaliere e non ospedaliere. Quindi c'è questa esigenza di, tra gli strumenti che dobbiamo utilizzare, di ottenere dati oggettivi, evidenze oggettive del ruolo della medicina di laboratorio, superando anche l'utilizzo di lavori non pubblicati, di lavori che non abbiano solide basi scientifiche, perché evidentemente di fronte a interlocutori che fanno fatica, molta fatica, a capire cose e dati già evidenti, bisogna essere più robusti nell'interlocuzione. Ci sono ulteriori casi a livello internazionale di lavori importanti. Leningrad ha messo a punto una vera e propria attività di ricerca sul valore dei vestiti laboratorio all'interno dei sistemi assistenziali, e rilevando delle chiavi di lettura che corrispondono a quelli che abbiamo anche questa mattina detto. Sono gli obiettivi che corrispondono a convincimenti certi, ma che non sono obiettivi ancora definitivamente dimostrati, in modo tale che le amministrazioni e le istituzioni a livello nazionale e internazionale recepiscano in modo definitivo il ruolo e il valore della medicina di laboratorio nei diversi ambiti. Qui sono molto, faccio scorrere dalla diagnosi nella prognosi, nel monitoraggio dei trattamenti e nell'efficacia degli interventi, nella
delle attività di sanità pubblica e dei vari livelli di sorveglianza a livello di minacce della salute pubblica derivanti da vari ambiti, per esempio nosocomiali, organismi pubblici esistenti, eventi avversi di varia natura. Quindi mi rendo conto che su queste cose questa mattina abbiamo ampiamente ragionato. Comunque il laboratorio, la medicina di laboratorio aggiunge valore, rappresenta un valore della qualità dell'assistenza in, per tutta una serie di aspetti riguardo la sicurezza, l'efficacia, la centralità del paziente che deve essere ricercata attraverso strumenti misurabili, la riduzione dei tempi, l'efficienza, l'equità. Il laboratorio rispetto agli altri interventi assistenziali si caratterizza per l'imparzialità dell'intervento, che non è un fatto, per cui l'ha stato scritto in modo chiaro, un fatto comune a tutti gli altri interventi. Quindi tutti i professionisti del laboratorio possono avere un ruolo fondamentale nel migliorare l'efficacia clinica degli interventi in tutti gli ambiti che sono qui disegnati, attraverso un training, una formazione continua che ponga i professionisti del laboratorio di essere in grado di svolgere questi ruoli e quindi assumere ruoli nella validazione clinica, nell'interpretazione, della relazione clinica, della consulenza clinica. I professionisti del laboratorio sulla formazione, faccio solo un brevissimo cenno, vivono una fase un pochino complessa perché i modelli formativi più recenti mostrano delle lacune, mostrano delle lacune anche sotto il profilo del produrre informazione, mi riferisco a quello che sia correlata alla figura professionale che si vuole fare e a non produrre una serie di attività formative, non mi riferisco tanto a quelle di laurea, ma a quelle post laurea, master, formazione successiva alla laurea, che spesso vanno a far coincidere ambiti che attengono a profili professionali diversi, creando una discreta confusione, e cito solo per dire che poi gli amministratori, che sono quelli a cui abbiamo fatto più volte riferimento, nella confusione fanno scelte sbagliate e quindi anche i modelli operativi che poi sono, dicevo prima con il dottor Torresani, sono casi, diventano modelli, i casi si sommano e il modello deriva dall'analisi di molti casi fino ad avere la significatività della casistica esaminata. Non si fanno i modelli su un caso, come vi farò vedere alla fine. La formazione quindi è un punto critico per i professionisti, su questo poi si potrà parlare. Vabbè, qui è citato anche un altro tipo di approccio di studio americano sul modello ARCO, fatto dal Norton Healthcare insieme con Humana, su una casistica piuttosto ampia in Kentucky, a Louisville in Kentucky, dove i risultati evidenziano l'incremento dell'utilizzo del laboratorio, la riduzione dei costi sia nel generale che specifici, il miglioramento di outcome. Quindi ci sono studi sufficienti per argomentare in modo robusto questa centralità del laboratorio. E i dati di letteratura evidenziano anche un aspetto che è quello più importante, che stamattina anche più volte citato, quello del fatto che la medicina di laboratorio ha una capacità di creare valore anche economico piuttosto rilevante. I canadesi hanno valutato positivamente questo tipo di situazione e hanno
secondo questi studi di letteratura fatti in Canada, ha dimostrato che l'informazione di laboratorio e l'efficienza del laboratorio può produrre una serie di effetti, tra cui quello di evitare costi necessari all'assistenza. Io ho fatto più volte riferimento a questo tipo di lavori bibliografici, perché la questione del valore economico del laboratorio è sicuramente stata studiata, ma in modo insufficiente. Una capacità di dimostrare con chiarezza qual è il valore nel sistema assistenziale delle varie fasi di intervento della medicina di laboratorio, come ricaduta in termini di salute, in termini di prevenzione, in termini di miglioramento delle terapie, di riduzione di terapie inappropriate, eccetera, 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 è sicuramente uno dei settori dove dobbiamo impegnarci di più. Torno un attimo alla linea di indirizzo che collaborammo a scrivere nel 2009 e che è stata citata questa mattina da Pierangelo Crevi. Perché? Perché questa linea di indirizzo, Mario Verbani se lo ricorda bene, purtroppo poco utilizzata dalle istituzioni che in qualche modo l'avevano richiesta voluta, ci hanno fatto anche lavorare parecchio per farla, questa linea di indirizzo conteneva una serie di principi assolutamente fondamentali che in parte sono stati detti questa mattina e scritti in maniera estremamente chiara. In questa linea guida si faceva anche riferimento alle evoluzioni che in taluni ambiti, in talune regioni si sono definite verso assetti organizzativi accentrati e delocalizzati rispetto al fabbisogno logistico e di automazione, che si faceva già riferimento al rischio di generare un allontanamento del laboratorio della medicina clinica. Il dottor Di Mare non so se se n'è andato, ma quando parlava del fatto che bisognava consentire il dialogo con il paziente e quindi consentire al paziente di andare al laboratorio durante la tavola rotonda, io scherzando dicevo la cosa è un po' complicata, perché adesso al laboratorio in alcune aree arriva giusto la provetta, il paziente non si vede proprio più, e anche ammesso che il medico del laboratorio voglia cercare questo paziente ha qualche difficoltà a trovarlo, perché deve fare tutta un'operazione informatica, perché quando va lontanamente di alcune decine, talvolta anche centinaia di chilometri, la questione è piuttosto complicata. Questa linea guida toccava questi aspetti, toccava gli aspetti dell'interpretazione degli esami sul paziente, sugli esiti clinici, toccava i problemi della pressione economica, delle motivazioni per cui l'evoluzione tecnologica aveva orientato i processi in una certa direzione, non negava affatto la necessità di andare a una riduzione numerica, cioè le cose che qualcuno ci ha spiegato un paio di mesi fa. In realtà, qualcuno dei vecchietti qui, insomma, le ha già dette 12 anni fa, è un po' antipatico leggere 12 anni dopo scritte male le cose che abbiamo scritto bene 12 anni prima, è un po' antipatico, e oggettivamente, infatti, è avvenuto che ci siamo innervositi, e diciamo io sono stato delegato a rispettare questo stato d'animo. Ecco, e il ruolo dell'informatica come ruolo che può anche supportare quel tipo di processi, anche qui l'abbiamo scoperto un po' di anni fa e l'abbiamo messo anche in pratica, quindi non era una cosa che in questo tipo di lavoro fatto dalle società scientifiche con professionisti della medicina di laboratorio che avevano un'idea chiara di quali erano i percorsi da fare, è stato fatto. Quello che non è accaduto è quello che qualcuno ha detto stamattina, che non è caduto, giusto, questa mi è cascata bene, la costituzione di queste reti è anche avvenuta a livello subregionale o anche regionale,
ed è anche avvenuta in questi termini. Quello che è mancato, è stato detto, ma diciamo meglio, è questa attività di clinical governance che doveva essere posta in capo a una, qui era scritto commissione regionale, a un gruppo di professionisti, di esperti della medicina di laboratorio che avessero cognizione di che cosa parlava. In realtà le più recenti esternazioni scritte dei soggetti istituzionali preposti ci hanno fatto rilevare una cosa certa, che i professionisti della medicina di laboratorio, ivi compresi quelli che hanno scritto questa linea guida, oppure, visto che ormai sono vecchi, al loro posto altri professionisti della medicina di laboratorio un po' più giovani, non è accaduto assolutamente nulla. Perciò questa cosa è stata fatta da qualcuno laureato in economia, da qualcuno laureato in giurisprudenza, da qualcuno laureato in scienze statistiche ed altre lauree pregevolissime, ma che non correlano con il lavoro che andava fatto e che quindi ha, in buona sostanza, ignorato il postulato fondamentale della linea guida, che è scritto qui, l'ho messo in rosso, che è quello che in ogni ospedale per acuti, e qui facciamo sempre un inciso, noi che l'abbiamo scritto, per noi l'ospedale per acuti è quell'ospedale che ha conseguito tutti i requisiti e tutte le caratteristiche derivanti dai riordini delle reti ospedaliere regionali per essere definito tale. Quindi il cosiddetto piccolo ospedale di cui parlavo questa mattina di Asioli certamente non era quello a cui ci si riferiva. In ogni ospedale per acuti, con tutti i requisiti previsti per essere classificato come tale, quindi con verosimilmente dipartimento, con sede del dipartimento di emergenza urgenza, deve essere prevista la presenza di un laboratorio clinico con un'organizzazione adeguata. Organizzazione adeguata non significa un'unità di personale, un paio di apparecchi e una rete informatica collegata e un po' di impostazioni collegate a una rete. Quello non è un'organizzazione adeguata, quello è una non organizzazione, quello non sappiamo cosa sia. Questa cosa però oggi in alcune regioni del centro nord Italia, ma anche del sud Italia, è quello che sta accadendo. È quello che sta accadendo, quindi qui diciamo parlo anche dal punto di vista del professionista della medicina di laboratorio. Se non ricordo male, il Molise, che è piccola, però insomma piccola, ha un suo territorio, una sua complessità, un po' di città, un po' di problemi assistenziali, no? Qualche problema di medicina d'urgenza. In Molise mi pare che i colleghi sono rimasti in tutta la regione 3-4 persone. Ora, è del tutto evidente che queste sono delle mostruosità. Sono delle mostruosità, perché poi le conseguenze e le ricadute, come ha detto Mario stamattina, le conseguenze nel lavoro che ho presentato, le conseguenze assistenziali di questa roba qui sono misurabili in termini di vite perdute, di cronicità che si sono aggravate oltre la misura possibile, di patologie che danno luogo a cronicizzazioni che erano evitabili, di tutta una serie di danni sociali misurabili in termini economici che sono terrificanti. Quindi, chiudo rapidamente, questa linea guida resta un punto di partenza. Quello che mi sentirei di chiedere, quello che purtroppo oggi pomeriggio manca e che diciamo è a chi chiedere, ecco, quindi qui dovremmo anche, forse nei successivi interventi qualcuno dovrebbe diciamo delineare una strategia, che quello che ci sentiremmo di chiedere è che a questo lavoro del 2009 faccia seguito un nuovo tavolo tecnico di attività, casomai in agenas, così si fa perdonare per quello che ha pubblicato, un nuovo tavolo tecnico fatto da, certamente non più da me che sono troppo vecchio, ma dai colleghi che hanno la capacità di dare il meglio sotto il profilo tecnico, scientifico e clinico, per definire i modelli di riferimento verso il quale questo paese è quello della medicina di laboratorio, perché quello che
sta accadendo è assolutamente inaccettabile. Quella linea guida doveva servire a orientare i piani di riordino. Non è vero che i piani di riordino sono solo delle occasioni per distruggere, non è vero. E mi riferisco con tutta serenità al caso di alcune regioni, tra cui il Lazio, dove il piano di riordino è stata l'occasione per prendere la linea guida e fare un modello che rispondesse alle specifiche. Se leggete, tutte queste sono le azioni che sono state portate a termine, tranne la parte che riguarda gli accreditati privati, ma queste azioni sono state poste in essere secondo principi che omogenei a quelli della linea guida, con un risparmio economico assolutamente importante per la regione. E anche con una serie di benefici in termini assistenziali misurabili. Concludo dicendo che questa recente pubblicazione è stata sicuramente un contributo apprezzabile. Ha avuto la forma di una sorta di numero semi-monografico sulla riorganizzazione delle reti di laboratorio. Se andate a vedere chi fa il nostro mestiere qua dentro, penso che forse malapena ne troviamo uno. È un po' singolare, no? Se voi leggevate qua focus sulla riorganizzazione dei servizi di cardiologia d'urgenza, ho l'impressione che di cardiologi ne leggevate una quindicina o una decina. Noi siamo gli unici che riescono a far fare un'attività di questa portata, dopo la dottoressa Cerco che faceva questo lavoro pochi anni fa, in verità il primo articolo, quello firmato Zuccatelli, Berrini, Lispi, Cerco, è un articolo che in buona sostanza ripercorre anche i contenuti della linea guida, e questo l'ha detto Pierangelo Clerici questa mattina. La questione è che i successivi due articoli e il terzo da ultimo fanno questa operazione strana. Il primo cerca di teorizzare una riorganizzazione dei laboratori fondata pressoché su modellistiche di tipo metalmeccanico, con valutazioni economicistiche del tipo di quelle che si fanno nell'industria metalmeccanica. Il secondo e il terzo descrivono dei casi e non dei modelli, e qualcuno cerca di spacciare i casi per modelli. E se i casi vanno in mano ai direttori generali delle aziende, che abbiamo detto non sono proprio, per così dire, degli esperti di medicina di laboratorio, i casi diventano pericolosi strumenti di distruzione. Quindi io credo che sarà il caso di chiedere ai nostri interlocutori, qui ci sono persone autorevolissime, i nostri carissimi amici, io ho almeno 3-4 amici personali in mezzo a questi signori, e di rimettersi seduti al tavolo e di rifare il ragionamento con delle basi scientifiche finalmente solide, non descrivendo casi discutibilissimi, perché quello del laboratorio dell'autostrada, l'espressione che la devo scrivere meglio, questa cosa è Urbani ci scambia delle cose che mi ricordo 20 anni, e quello del laboratorio dell'autostrada è sicuramente una rispettabile attività, ma sicuramente non ha la maggior parte delle caratteristiche che abbiamo detto in termini di valore clinico e di valore assistenziale e di rispetto di tutti quei parametri che abbiamo ampiamente discusso questa mattina.